a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, anche se sinceramente non so se questo sarà l'ultimo episodio. Qualcuno di voi mi ha scritto che effettivamente potrebbe essere l'ultimo. In ogni caso ragazzi, ultimo o non ultimo episodio, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like. Ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. Ebbene, signore e signori, mi avete scritto che sono ormai effettivamente vicinissima a scoprire quale sia questa temibile e terribile verità che Omori, alias Robin, da sempre ormai nasconde dentro di sé, perlomeno da quando ragazzi è morta Mari. Io sono veramente molto preoccupata perché comunque l'ultima volta sono successe cose anche inaspettate e non ho la minima idea di cosa aspettarmi, appunto. Quindi a maggior ragione la mia preoccupazione cresce. Effettivamente potrei essere un po' spaventata da quello che Omori nasconde. Cosa importantissima, almeno due o tre di voi mi hanno scritto di andare a fare una cosa prima di procedere, ed è la prima cosa ragazzi che faremo oggi. Sarebbe a dire tornare appunto al cimitero, interagire con i fiori che abbiamo lasciato sulla tomba di Mari e assistere a una delle scene che, a detta vostra, è una delle più tenere e dolci. Questa schermata iniziale aumenta il timore che è dentro di me. Qualcuno di voi mi ha ovviamente fatto notare che questo cambio fra Omori e Robin sta ovviamente a rappresentare il fatto che i due ormai si siano scissi. Quindi che la volontà di entrambi ormai non è più la stessa, perché comunque una parte di Robin non vuole ancora affrontare la dura realtà. Andiamo a riprendere ragazzi, quindi immediatamente la prima cosa che farò è quella che mi avete suggerito voi, e per fortuna ragazzi che me l'avete suggerita, e per fortuna che non ho registrato prima di leggere appunto i vostri commenti. Quindi senza perdere tempo torniamo al cimitero. E come sempre ragazzi, io vi ringrazio davvero di cuore per il meraviglioso sostegno che avete sempre dimostrato a questa serie. Eccoci qua ragazzi, siamo in chiesa, torniamo immediatamente nel cimitero e andiamo ad interagire coi fiori che abbiamo lasciato. Vuoi fare un picnic con Mari? What? Certo. Oh. Ovviamente il ricordo dei vecchi tempi. Che dolcezza, infatti. Dei fiori di mughetto dicono che respingano gli spiriti malvagi e ispirino a vedere un futuro gioioso. Che cosa dolce. In effetti è una cosa che comunque colpisce dritti al cuore, perché comunque quattro amici riuniti, oddio, cioè ragazzi, sembrerebbe, allora, se uno ci si mettesse a riflettere sul serio, il fatto che si siano messi a fare un picnic in un cimitero potrebbe sembrare quasi macabro effettivamente, però ovviamente sapendo quali sono i retroscena, quindi il fatto comunque del picnic di Mari, del fatto che Omori abbia sempre visto Mari come area di salvataggio, non nel mondo dei sogni, col picnic è sempre molto, cioè, nostalgica come cosa, no? Quindi colpisce davvero al cuore. Allora, comunque, quindi adesso non ci resta che passare ragazzi l'ultima giornata tutti insieme, e io quasi quasi direi che proviamo a tornare comunque. Allora, perché non ci proviamo a fermare a casa di Kel e di Hiro ragazzi? Vediamo cosa succede, perché magari c'è qualcosa da fare che non sappiamo, vediamo un po'. Ma non c'è nessuno? O non so se devo provare a tornare direttamente a casa mia? O possiamo fare qualcos'altro? Che cavolo succede? The fuck? Che succede, Hiro? Oh, ho capito.
Deve esserci un ragno in questa stanza. Non temere, Hiro, ci penso io. Vediamo dov'è questo piccolo infame. È là sopra, lo vedo anch'io. Ah, lui ha ancora il terrore dei ragni allora. Hiro, compagno di fobie. Oh, beccato. Tac. Ah, l'ha spiaccicato per bene. Torna normale? Ora è tutto a posto, Hiro. Puoi rilassarti. Il ragno è sistemato. Fammi vedere. Perché vuoi vedere il cadavere? Che schifo. Eh? Hai detto qualcosa, Hiro? Il ragno. Fammelo vedere. Oh, giusto. Ah, deve avere la prova che è morto. Ecco, guarda, visto? È morto stecchito. Ora vado a buttarlo nello scarico, va bene? Ma che cavolo. Eccomi qui. Il ragno invece è scomparso. Sono un mago. Forza, Hiro, su. Mamma mia, è rimasto pietrificato. Che cavolo. Ah, che sollievo. Hiro, sembra che la tua paura dei ragni stia peggiorando. Dovresti lavorarci su. Che succede se salta fuori un ragno mentre non sono con te? Il dramma, ovviamente. Credi davvero che possa succedere? Accidenti, Hiro, questo è uno dei rari casi in cui mi sento io il fratello maggiore. Ok, quindi è stato colto dal panico a causa del ragno, ovviamente. Ci mettiamo tutti a giocare? Facciamo delle belle partite? Che carini. Cioè, allora, tutto ciò ha un non so che di... No, sì, nostalgico. Cioè, non so quale altro termine trovare, ragazzi, effettivamente. Cioè, c'è un'aria strana, comunque. A parte che la famiglia di Hiro e Kel non è qui. Comunque, direi che possiamo tornare da noi, no? Sembra che il sole stia per tramontare. Andiamo adesso alla casa sull'albero, Robin. Sì, dai, andiamo. Molto probabilmente, oddio, avrei potuto fare pure qualche altra cosa, però ragazzi, ovviamente vogliamo arrivare al nocciolo della questione. Wow, quindi stai davvero per trasferirti, Robin? Vedendo questa casa vuota mi sembra tutto così improvviso, ma per te... Questo deve essere un trasferimento a lungo atteso. Spero che tu possa trovare un po' di pace altrove. E magari un po' di felicità. Ci siamo taciuti tante cose negli ultimi anni e abbiamo tenuto per noi tanti ricordi dolorosi. Ma sono felice che, nonostante tutto, siamo riusciti a comportarci ancora da amici. Siamo tutti qui e possiamo affrontare la situazione insieme. Non preoccuparti, Hiro. Vado prima io. Oddio. Ehi, Robin. Quando ti sarai trasferito. Se non è un problema, pensi che sia possibile? Aubrey! Robin! Dai, venite! No, dai, mi stava per chiedere qualcosa. Lascia perdere. Non è nulla. Cos'ha sta casa sull'albero? Un albero. Vi ricordate, ragazzi, che in uno degli incubi di Robin avevamo visto qualcuno che stava, che voleva abbattere un albero, ma non riusciva. E c'era un cappio attaccato a quell'albero. Oh Gesù. Giocattoli dimenticati da tempo, scoloriti dalle intemperie. Da quanto tempo che non vengono qua?
Oh. Ma qui è dove Mari. Già. Proprio qui. Sembrano passati secoli, ma ricordo perfettamente ogni dettaglio di quel giorno. Quel giorno fui molto impegnato. Uscii la mattina con mia mamma per comprare vestiti e scarpe. Passammo fuori tutto il giorno e tornammo a casa nel pomeriggio. Anche io lo ricordo bene. Andai a tagliarmi i capelli con papà. Ah, giusto, c'eri anche tu insieme a tuo padre, Aubrey. Ci stavamo preparando per qualcosa, vero? Sì, esatto. Oh. Dovevamo andare al concerto di Mary e Robin. Sarebbe dovuto essere quella sera. Invece, quando tornammo a casa. Dopo tutto questo tempo, non riesco ancora a capire perché l'abbia fatto. Temo che non lo capiremo mai davvero. Ehi, forse è meglio se andiamo. Allora, è chiaro ed evidente che Mari si è suicidata, ragazzi. Il punto è che gli altri, appunto, non sanno perché, ma evidentemente Basil e Omori sanno la verità al riguardo. Una verità che forse non hanno nessuno avuto il coraggio di dire agli altri, probabilmente. Però poi ripenso al fatto che Aubrey abbia spinto Basil nel lago. Dicendo dopo quello che ha fatto. Cioè, quindi qua ancora i conti non tornano, ragazzi. Che c'entra Basil? E cosa ha fatto di grave? Io vi ripeto, c'è stato un momento in cui io ero convinta che Basil avesse ucciso Mari. Però non è stato così, perché Mari purtroppo si è tolta la vita. Ed è sempre una cosa terribile da sentire, da leggere, da sapere, per quanto regalo, sapete, queste siano comunque storie inventate, per quanto siano solo giochi. Per me non sono mai solo giochi, sono esperienze e quindi immedesimandomi tanto in questa situazione è una cosa che mi fa male, ragazzi. Comunque, essendo stata io molto vicina comunque a questi argomenti, lo sapete, non mi voglio ripetere adesso, ma se chiunque si stesse chiedendo per quale motivo ci sto male, è per questo, perché purtroppo conosco certe dinamiche e fanno male. Quindi l'idea, ragazzi, che Mari abbia deciso di fare una cosa del genere fa male. Andiamo avanti. Ecco la casa sull'albero. Mamma mia. Quella maschera lì, io l'ho vista. Nel punto di partenza nel mondo dei sogni, se non sbaglio, quindi forse la casa sull'albero rappresenta quel punto di partenza dove loro si incontravano sempre nel mondo dei sogni. Forse questo è il collegamento. Wow, questo posto ha visto giorni migliori, ma c'è ancora tutto dove l'avevamo lasciato. Ci sono ancora tutte le nostre cose. Ehi, guarda, le nostre carte da gioco. Loro giocavano a carte nel mondo dei sogni. Ora il migliore nei giochi di carte, vi ricordate? Signor Melanzano. Oh, sei così sporco.
Quanti vecchi libri. Quindi è qui che erano finiti i miei libri di cucina. Aia, penso di aver calpestato un aliosso. Accidenti, che bei ricordi. Ehi, che ci facevamo con un tostapane qui? Ok, siamo noi adesso, ragazzi, che stiamo controllando Robin. Una mazza da baseball. Mari giocava softball un tempo, ma ha smesso quando si è fatta male al ginocchio. Un vecchio televisore lo ha portato Kel. Ci è rimasto male quando ha scoperto che era inutilizzabile. Le vecchie scarpe di Kel, dimenticava spesso cose a casa tua. Libri di cucina di Hiro, Mari li ha comprati per il compleanno. Un calendario, la data del concerto è passata. Vabbè, direi. Cavolo, ero il migliore nei giochi di carte. Ora mi ricordo, è stato Kel a portare qui il tostapane. Aveva detto di volerci cucinare. Kel era un bambino davvero strano. Il signor Melanzano è molto sporco. Ecco, è come nuovo. Piante di carta. Aubrey e Basil le hanno fatte insieme. Uno yo-yo. Sapevi fare solo qualche trucco elementare. Cosa ho preso? Che cos'è nella cassa dei giochi? C'è stato un cambio d'atmosfera, regà, assurdo. Semplicemente girando una foto. Sto gioco è incredibile. Ti sei infilato a chiavere della cassa dei giochi in tasca. Ehi, guardate. Robin ha trovato una nostra foto. Quindi gli altri non sanno della chiave. Sembriamo tutti così felici. Mancava ancora una foto nell'album di foto, no? Deve essere questa. Hai ragione, Kel. Prendi l'album di foto, Robin, così la aggiungiamo. Oh. Ah no, è qua. È fatta. Ecco. Ora l'album di foto è nuovamente completo. A pensarci, è l'ultima volta che ci troveremo tutti insieme nella casa sull'albero. Ora che l'album di foto è completo, forse dovremmo sfogliarlo un'ultima volta. Ottima idea, Hiro. Visto che abbiamo già tirato fuori l'album di foto, vero Robin? Partiamo dall'inizio. Riguardiamole tutte, ragazzi, visto che ci siamo. Robin sempre quello un po' malinconico, no? Che dolci. Comunque sono stronzi, eh? Perché allora se già uno venendo qua comunque ha ricevuto una mezza batostina, ovviamente poi ti costringono pure a riguardarti tutte le foto. E fa male. E la domanda continua a girarci in testa, ragazzi. Perché Mari l'ha fatto? Perché? Una ragazza così giovane sembrava così piena di vita, no? Così entusiasta per la vita. Hiro, secondo me, aveva una cotta per lei. Probabilmente, ecco perché c'è stato pure il doppio male.
Eccoli qua sulla casa sull'albero. Space Boy, Cap Space Boy. E ovviamente quello che Omori sognava erano ovviamente, ragazzi, tutti i collegamenti comunque a cose che avevano fatto, ho visto, ho letto, ho inventato nel mondo reale. Chiaramente. È l'ultima foto, ragazzi. Ok. Sì. Oh, Mari. Mi manca così tanto. Manca. Manca tanto anche a me. Su, ragazzi, perché quei musi lunghi? Siamo di nuovo tutti insieme. Mari ne sarebbe così felice. Sì, hai ragione. È proprio così. Se solo Basil fosse qui insieme a noi. Eh? Ehi, Aubrey, che ti prende? Che minchia? Non appena nominato Basil è corsa via in cacchiata nera. Lei ce l'ha a morte con lui. E questo si era già capito. Bisognerebbe capire il motivo. Sai, dopo che ci siamo allontanati tutti, mi sono sentita così sola. Solo adesso mi rendo conto di essere stata io ad allontanare gli altri. Nei mesi successivi alla morte di Mari è cambiato tutto così in fretta. Robin e Basil si sono isolati. Kelsey ha fatto un sacco di amici con lo sport. E Hiro era sempre impegnato a studiare. Vedere che la vita andava avanti mi faceva infuriare. Mi sembrava che tutti stessero abbandonando me. E anche Mari. Non mi rendevo conto che ciascuno di noi stesse affrontando il dolore a modo suo. Eh sì, è così che funziona. Poi ognuno reagisce alla sofferenza in maniera soggettiva. Dopo che Robin ha smesso di venire a scuola, ho visto Basil seduto da solo durante il pranzo. Quindi gli ho chiesto se gli andasse di studiare insieme a casa sua. Ok, stiamo per sapere qualcosa, ragazzi. Fermi, eh? All'inizio sembrava molto a disagio, ma l'ho implorato e alla fine ha ceduto. Siamo rimasti in silenzio lungo la strada. Basil non riusciva nemmeno a guardarmi. Arrivati nella sua stanza, ho provato a parlargli, ma è scappato via dicendo di dover andare in bagno. In quel momento ho visto il suo album di foto su una mensola. Volevo guardare le foto perché, beh, immagino che volessi solo rivedere tutti felici. Ma quando l'ho aperto, scusa, Basil aveva scarabocchiato tutte le foto con un pennarello. Non riuscivo a crederci. Aveva cancellato anche il volto di Mari. Mi sono sentita come se avesse distrutto tutti i nostri ricordi. Ero così confusa e arrabbiata. Pensavo che avesse perso la testa. Quindi, invece di provare a capire i suoi sentimenti, ho rubato il suo album di foto e ho iniziato a insultarlo, chiamandolo verme o peggio. E alla fine hanno iniziato a insultarlo anche gli altri.
Mi sento davvero uno schifo per averlo fatto. Ma sai, da quel momento non ho fatto altro che cercare di allontanarmi da tutti. Fa quasi ridere. Mi sono comportata molto peggio di Basil, ma sono io quella arrabbiata con lui. Sono una stupida. Oh. Ehi, non preoccuparti, Aubrey, abbiamo tutti commesso errori. In quel periodo non mi rendevo davvero conto di cosa stesse succedendo. Avevo paura di finire per peggiorare le cose, quindi ho semplicemente deciso di allontanarmi da tutto. Devo chiederti di perdonarmi, Aubrey, e devo chiederlo anche a te, Robin. Sono stato un pessimo amico. Eri ancora piccola a quei tempi, Cal, mentre io ero il più grande. Avrei dovuto riuscire a prendermi cura di tutti. Oh. E invece, ho solo... Ah, non ti preoccupare. Ora siamo tutti qui, quindi va bene così. Io non mi merito amici come voi. Oh. Non essere sciocca, Aubrey. Certo che ti meriti degli amici. Per tutto questo tempo non ho mai dubitato che tu tenessi ancora a noi. Voglio dire, basta guardare l'album di foto. Non c'è traccia dei segni di pennarello di cui hai parlato. Si vedono benissimo tutti i volti. Dubito che si siano pulite da sole, no? Va tutto bene, Aubrey. Ti prometto che d'ora in poi ci sarò sempre per te. Sì, ve lo prometto anche io. Dobbiamo tutti aiutarci a vicenda. Sapete cosa vi dico? Penso che sia il momento ideale per un bel abbraccio di gruppo. Un abbraccio di gruppo? Certo che sì, sono pronto. Aspettate un momento, pronta o no, stiamo arrivando. Oh. Dovremmo ripassare a vedere se Basil è tornato a casa. Devo scusarmi con lui e penso che in questo momento lui sia quello che ha più bisogno di amici. Mannaggia. Il punto è che io ho notato che Robin è indietreggiato ad un certo momento, non si è avvicinato agli altri. Perché? Ricorda, cosa c'è in sta benedetta cassa dei giochi? Perché Basil ha scarabocchiato le foto? Perché? Perché? Cosa cazzo nasconde Basil? E questa è la domanda che continua a tormentarmi, perché qua il punto adesso è questo. Perché? Cos'è che non sappiamo? Perché Mary alla fine ha deciso di togliersi la vita? Perché Basil era a disagio? Perché scarabocchiare le foto? E sta vecchia che fa qua? Ma che cazzo? Vabbè, andiamo da Basil. Non mi dica era lo spirito della nonna di Basil, non mi dica è morta. Oh, per fortuna siete tornati. C'è qualcosa che non va. Ecco, Basil è tornato a casa, ma non mi vuole parlare. Oh no, possiamo fare qualcosa? Non saprei dirlo. Appena rientrato, Basil si è chiuso a chiave in camera sua. Non mi ha detto una parola da allora. Forse ha solo bisogno di stare un po' da solo, ma non lo so. Sono preoccupata. Potreste provare a parlargli voi? Certo, faremo tutto quello che possiamo. Vi ringrazio molto. Entrate pure non appena vi sentite pronti. Andiamo. È arrivato il momento di affrontare di nuovo Basil, ragazzi. Basil non vede nessuno di recente. Deve sentirsi molto solo. Sono contenta di sapere che Basil ha amici che tengono davvero a lui.
Ciao Basil, sono Hiro. Sono qui con Kel, Aubrey e Robin. Siamo venuti a trovarti. Possiamo fare qualcosa per te? Vogliamo solo farti sapere che siamo qui. Chiedi se ti serve qualcosa, va bene? Forse gli serve solo un po' di tempo da solo. Scusatemi se vi sto chiedendo tanto. Non preoccuparti, Polly, ci siamo passati tutti. Se c'è una cosa che ho imparato negli ultimi giorni è che gli amici devono aiutarsi nel momento del bisogno. Soprattutto nel momento del bisogno. Ehi, Basil, sono Aubrey. Volevo solo dirti che... mi dispiace per come ti ho trattato. Ti prego, di qualcosa. Vogliamo solo sapere se stai bene. Penso che dovremmo restare qui per lui. Già, l'ultima volta abbiamo fatto l'errore di separarci nel momento del bisogno. Questa volta resteremo insieme. Polly, possiamo dormire qui stanotte? Oh, siete così gentili. Certo che potete restare. Penso che Basil ne sarà molto contento. Significherebbe molto per lui. Grande, il divano è mio. Ah, che rapidità. Bene, visto che Kel vuole il divano, porterò piumini per tutti gli altri. Ne abbiamo un sacco. Vado a prenderli subito. Perché devi avere tu il divano? Mi pare ovvio, perché l'ho reclamato per primo. Ai, che male! Ma mi devo preoccupare. Basil non risponde. Che diamine. Ecco il divano. Intanto sediamoci qua. Che teneri. Ok. Ecco qua Polly. Ehi, Robin, immagino che questa non sia l'ultima notte in città che immaginavi. Ma voglio che tu sappia che anche se domani ti trasferirai, saremo sempre amici. Sei così melodrammatico, Hiro. Ehi, sto solo dicendo quello che penso. Hiro è sempre stato un tenerone, proprio come te, Aubrey. Cosa hai detto? Bello passare di nuovo il tempo con voi. L'università e lo studio mi hanno assorbito completamente. Non ho avuto tempo per farmi altri amici. Beh, avrei sempre noi, immagino. Ecco, proprio come avevo detto. Anche tu sei una tenerona. Ma sì, è come hai detto tu. So che ci sosterremo sempre a vicenda. Proprio come so che Mari è ancora qui con noi. Sai... spero proprio che tu riesca a vedere Basil prima di andare via domani, Robin. Così potreste salutarmi come si deve. Salutarvi. Già. Ah, accidenti, che sonno. Si è già addormentato. Ma come si è già addormentato? Eh sì. Già. Kel è sempre il solito. In questo non è mai cambiato. Ehi, Robin, ti ringrazio davvero. Deve essere stata dura per te uscire di casa dopo tanto tempo. Apprezzo molto che tu l'abbia fatto per noi. Ed ehi, domani è il gran giorno. Spero tu non sia spaventato all'idea di trasferirti. Se ti serve aiuto, chiamaci. La vita migliora sempre. L'importante è restare ottimisti. La vita migliora sempre, eh? Ehi, Robin, dopo che ti sarai trasferito, magari potresti tornare a trovarci ogni tanto, tipo. Certo, poi potremmo mangiare dei sandwich tutti insieme, o andare al parco, o al mare, o anche solo stare a casa a guardare un po' di TV. Tutto quello che ci va. Sembra divertente. Posso invitare anche i miei nuovi amici. Certo che sì, Aubrey, non c'è bisogno di chiedere. Più siamo, più ci divertiamo. Dai ragazzi, è ora di dormire. Va bene, va bene.
Buonanotte ragazzi. Buonanotte Kel, buonanotte Aubrey, buonanotte Robin. A domattina. Non temere. Andrà tutto bene. Puoi perdonarmi. Noi siamo amici. Siamo di nuovo nello spazio bianco. Robin e Omori si incontrano. È arrivato il momento del faccia a faccia. Omori non l'ha perdonato Basil, ragazzi, vi ricordate, vero? Una lampadina pende dal soffitto, vuoi distruggerla? Sì. Successo niente. Ok. Ho fatto male? Non avrei dovuto. Forse non avrei dovuto. Oh shit. Posso fargli qualcosa? Ah, qualcosa? Qualcosa trascina Robin nelle ombre. Oh Gesù, oh Gesù. Niente, non ha effetto su di noi. Non possiamo scappare. Cominciamo a calmarci come sempre. È l'unica cosa che possiamo fare. Queste sono le stesse ombre che circondavano Basil. È lo stesso male, evidentemente. Calmati, calmati, Robin, calmati. Tra l'altro quello, se non sbaglio, è stato il primo mostro che abbiamo affrontato. Era quello delle scale, se non erro, cioè quello delle altezze, no? Niente, io continuo a calmarmi tanto, non abbiamo alternative, ragazzi. Vedete? È quello del ragno. Oddio. È quello del ragno. Sì. Stiamo tipo rivivendo tutte le paure che abbiamo affrontato fino ad ora. Niente. Continuiamo a calmarci. Qualcosa cerca di dirti qualcosa. Non voglio sapere niente da te, guarda, voglio solo andare via. Che fai abbastanza schifo, cavolo. Posso fare altro?
Proviamo a concentrarci adesso, perché prima non me l'ha fatto fare, adesso possiamo. Ok, di nuovo. Ancora nelle ombre. Ai ai ai. Calmiamoci di nuovo per recuperare un po' di cuore. Mamma mia, che ansia terribile, regà. L'altro mostro qual era? Oddio, sì, l'acqua. Ok, non possiamo ancora resistere, ma possiamo calmarci. Sì, sono tutte le paure che abbiamo affrontato, ragazzi, quindi adesso ci tocca resistere. Che cos'è? Che cos'è? Quella figura che non si vede, che cos'è? Oddio no, vi prego, pure questo no. No, 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 questo no. No. Oddio. Senti di essere in pericolo di vita. Questa è la paura estrema, mi sa. Perché prima d'ora... viene meno l'aria nei polmoni. Non c'è, non resisti. Provaci, Robin, provaci, ma... è terribile. Il tuo cuore batte all'impazzata. Anche il mio, ragazzi, se vedevo di sinceramente... No. È un momento bruttissimo. È un momento bruttissimo. Le tue dita non smettono di tremare. È terribile. È terribile. Perché pure sta cosa? Perché? Il tuo respiro si fa meno affannoso. Oddio, ragazzi, è terribile. Il punto è che deve superare pure questa paura. Se vuole riuscire. I battiti del tuo cuore rallentano. Raccogli tutto il tuo coraggio. Impari come superare. Hai trovato una lampadina. Dove siamo? Oddio, una foto di un albero. What the fuck? Cos'è sto posto? Un'altra foto. Altri alberi. Perché? Oddio. Oddio, regà. Allora, ragazzi. Io ormai non so quanto tempo manchi alla fine. Probabilmente manca molto poco, ma... poi probabilmente questo video durerebbe troppo, per cui preferisco comunque finire qui questo episodio e
riprendere la prossima volta, poi ovviamente mi farete sapere voi ragazzi quanto effettivamente manca la fine, anche se mi sembra di capire che manca veramente molto poco perché comunque si hanno messo tra l'altro perché mettere un salvataggio qui? Forse per permettere un attimo al videogiocatore di staccare. Perché, regà, cioè, troppe cose una appressa all'altra. Psicologicamente è pesante, cavolo. È pesante, soprattutto alla fine. Questa è stata la paura finale, ragazzi. Quella di Mari, che ovviamente è morta. La paura che lui non è riuscito mai a superare. E adesso probabilmente ha imparato, appunto, come superare. Cosa che non era mai riuscito a fare. È tutto molto metaforico comunque ovviamente ragazzi. Fatto sta che il nocciolo della questione, secondo me quello veramente importante, deve ancora arrivare e probabilmente arriverà la prossima volta. Perché adesso stiamo per incontrare Basil. Basil tra l'altro si è chiuso in camera nel mondo reale, non è mai più uscito. E abbiamo scoperto che aveva scarabocchiato tutte le foto e abbiamo raccolto una chiave. La chiave della cassa dei giocattoli, mi sembra. E lì evidentemente è nascosta la verità terribile che dobbiamo ancora scoprire, perché abbiamo scoperto la terribile verità del fatto che Mari purtroppo, ragazzi, si è tolta la vita. Adesso appunto capisco quella figura che cercava di abbattere l'albero, ragazzi. A volte tornano molte cose poi, no? Vedete? Non so, raga, io sono comunque molto preoccupata. Per il prossimo episodio, non so se sarà l'ultimo, se finirà questa serie. Ma devo prepararmi, sa, psicologicamente. Come sempre ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherino. Ciao.